questo lavoro nasce da una decina di anni fa, in particolare in Francia, ma diciamo ancora più indietro per il mio amore per la scultura. È un amore che nasce fin da ragazzo e ha accompagnato il mio mestiere che è il fotografo e la passione per la scultura. E sono andato in maniera parallela da ormai da 30 anni a questa parte. È un lavoro che raccoglie 10 anni di lavoro professionale sulla scultura, a partire da incarichi avuti dal Louvre, il Museo di Parigi, il Museo Rodin, il Pergamon Museum e anche il Cassero qui a Montevarchi, qualche anno fa ormai, col professor Panzetta, allora direttore, e avevo avuto la fortuna di fare delle immagini all'interno del museo. E poi a seguire, insomma, è stato pubblicato questo libro che si chiama Eros, perché non esporre anche queste opere qui a Montevarchi. È un importante progetto che vede il Cassero accanto a collezioni europee di grande rilievo, quindi degli scatti realizzati da Bruno Cattani qui nel 2010 sono esposti qui al Cassero, lo sono stati negli anni precedenti, insieme a quelle appunto degli scatti realizzati invece al Museo Rodin, al Louvre di Parigi, al Pergamon Museum. Tra l'altro il 2020 è un anno importante per il Cassero perché quest'anno festeggiamo i 10 anni di apertura e proprio nel 2010 Bruno Cattani è venuto al Cassero a scattare alcune fotografie delle nostre sculture per il progetto Eros. Quindi diciamo che non è una scelta casuale, affatto casuale, questa mostra proprio quest'anno. Quindi un progetto importante, un artista di rilievo internazionale. Non è la prima volta che il Cassero ospita mostre fotografiche, proprio perché le arti, scultura e fotografia spesso e volentieri viaggiano insieme. In questo caso la mostra è appunto Eros di Bruno Cattani ed è dedicata alle sculture di nudi femminili in particolare che lui ha fotografato in giro per il mondo. Infatti il Cassero si trova accanto a opere che sono esposte al Museo Rodin, al Louvre, quindi in mezzo ai grandi. È una mostra che sarà aperta fino ad aprile e invito tutti a venire a visitarla.